Noi abbiamo alcune domande precise da fargli. Anzitutto capire se è in grado di spiegare quello che è accaduto ed è in grado di smentire il fatto di avere mentito agli elettori lombardi, a tutti i cittadini lombardi. E l'altra domanda che poniamo con forza è se ritiene di essere in grado in questo momento di poter rappresentare in maniera credibile Regione Lombardia dopo i fatti che sono emersi. Noi siamo convinti che lui non abbia più la fiducia dei cittadini lombardi, siamo convinti che non abbia la credibilità per andare avanti e chiediamo a lui di venire in aula a spiegarci il perché lui ritiene, se ritiene, di poter continuare a guidare questa regione. I fatti emersi, secondo noi, dicono il contrario. Fontana è stato assente completamente dal dibattito in aula nelle sedi istituzionali. Fontana non ha mai risposto, non ha mai discusso con noi alcun punto durante l'emergenza, né ha mai voluto confrontarsi su tutti gli scandali che venivano fuori. I camici sono solo l'ultimo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per il Movimento 5 Stelle è il momento delle dimissioni, è il momento che questa gente lasci Palazzo Lombardia e lasci ai lombardi una gestione più assennata della regione. Abbiamo preparato già una mozione di sfiducia da discutere con le altre opposizioni, giustamente, perché servono comunque i numeri, ma crediamo che oggi Fontana debba prima di tutto in aula rispondere a quello che chiediamo da tempo, cioè chiarezza e verità, perché fino ad oggi ci hanno detto bugie. Tutta la gestione dell'emergenza coronavirus che non ci ha trovato in accordo. Io ci tengo anche a ricordare tutto il caso di Assorin, dove sta indagando la magistratura, ma dove noi abbiamo posto delle domande, perché non solo è una questione legale che non funziona, ma anche ha ritardato tutto un intervento di salute, di sicurezza per tutti i cittadini. Quindi crediamo che anche questa bugia, non aver lavorato nella totale trasparenza, sia una cosa inaccettabile per tutti noi lombardi. Sono mesi che denunciamo tutte le inefficienze, tutte le mancanze di questa giunta regionale. Siamo garantisti, quindi non entriamo nel merito dell'oggetto delle indagini, ma politicamente evidente a tutti che un presidente che ha mentito ai propri cittadini, a più di 10 milioni di cittadini lombardi, non possa più andare avanti. La Lombardia merita di più, la Lombardia merita di meglio. Siamo stanchi che quando le cose vanno bene la Lombardia sia immobile e quando le cose vanno male, purtroppo spesso, si parli di noi, si parli della Lombardia per l'oggetto di indagini portate avanti dalla procura e dalla magistratura. Sono innumerevoli, ogni settimana si aprono nuovi filoni di inchiesta. Serve un cambio di passo e un cambio, direi, d'aria, aria nuova qui dentro, e con tutte le opposizioni noi siamo pronti a portare avanti una visione diversa di Lombardia. Per Più Europa Radicali le inchieste giudiziarie non hanno nulla a che fare con le eventuali dimissioni del presidente Fontana. La menzogna sì, chiarisca in aula se ha mentito ai cittadini dicendo di non sapere nulla di quella partita a Camici. In America c'è l'impeachment. Per quanto riguarda la mozione eventuale di sfiducia a Fontana, noi siamo interessati a sostenerla, non per la questione Camici, ma per la pessima gestione sanitaria, direi dilettantesca, pre-Covid sulla sanità lombarda e durante l'emergenza Covid.